Buongiorno Perline. Allora, oggi è domenica mattina ed è una giornata pessima, come tutte le domeniche, tra l'altro. Allora, in questo nuovo video volevo mostrarvi la realizzazione di questo modulino qua. Allora, non è niente di particolare perché di cuori fatti con le perline ne abbiamo visti a bizzeffe, però ieri volevo realizzarne uno anche io e ho pensato di utilizzare queste perline, che sono le Drop Duo, e sono queste perline a forma di goccia con due forellini. Spero di riuscire a farveli vedere. Eccoli qua, sono fatte così. E c'hanno due fori. Quindi vi ripeto, non è niente di particolare, però volevo giusto condividere con voi questo piccolo progettino che va bene anche per le principianti. Naturalmente, essendo uno schema molto semplice, secondo me potete utilizzare qualsiasi tipo di perlina a doppio foro. Per quanto riguarda le Super Duo, c'è già sul canale il video di Chiara Gandini, cuore con Super Duo. Se riesco, col cellulare sono un po' imbranata, se riesco vi metto il link nell'info box. E niente ragazze, allora partiamo con il tutorial velocissimo, facilissimo e niente. Allora, scusate, allora il materiale di cui abbiamo bisogno per la realizzazione del nostro cuore con le Drop Duo sono appunto Drop Duo, Rokai 15, Rokai 80, Rokai 110 e due Bicono da 4 mm. Adesso facciamo l'infilata e vi mostro. Allora, ragazze, l'infilata è la seguente. Allora, partendo da qui abbiamo una 11, una 8, una 11. Dopodiché abbiamo 9 drop 2 alternate a 8, 11, 0. Un bicono da 4 mm, altre 9 drop 2 alternate a 8, 11, 0. A questo punto dobbiamo chiudere a cerchio, ripassando all'interno di tutte le perline e fare il solito nodino. Dopodiché usciamo dal foro superiore di una drop 2. Allora ragazze, una volta chiuso a cerchio, questo è quello che dovremo trovarci. Usciamo dal foro alto della prima drop 2, inseriamo sul lago una 15 e ci inseriamo nella drop 2 successiva. Opla. Un'altra 15 e ci inseriamo nella drop 2 subito successiva. Un'altra 11. Un'altra 11. Adesso in questi spazi qua dobbiamo fare la curva, quindi inseriamo in ogni spazio una 8. Non vi preoccupate se il lavoro diventerà sbilenco, poi si raddrizza nell'ultimo passaggio. Qua dovete tirare un attimo, eh. Ancora una 8. E ci inseriamo nella drop 2 subito successiva e un'altra drop 2, cioè un'altra 80 e ci inseriamo nella drop 2 successiva. Arrivati alla drop 2, alle due drop 2 che si trovano lateralmente al bicono, non inseriamo nulla e ci inseriamo direttamente nella drop 2 successiva. Ecco qua. Allora, qui adesso dobbiamo aggiungere una 8 e ci inseriamo nella drop 2 successiva. Dobbiamo fare la stessa cosa che abbiamo fatto dall'altra parte, però al contrario, quindi una 8, un'altra 8 e ci inseriamo nella drop 2 successiva.
Tiriamo bene il filo, un'altra 8 e un'altra 8, quindi 4, 8, 0. Adesso qui aggiungiamo in due spazi 11, 11, negli altri due spazi una 15, una 15. Perfetto, allora arrivati alla punta del nostro cuoricino, nello spazio, quindi sopra la tripletta che abbiamo qui, aggiungiamo una 11, un bicono e una 11 e ci inseriamo nella drop 2 successiva. E tiriamo bene il nostro filo. Ecco qua. Adesso, come vedete, il nostro lavoro risulta un attimino sbilenco. Noi adesso andremo a fare un ulteriore passaggio che raddrizzerà il tutto. Allora, il passaggio successivo è quello di aggiungere 3 rocai 11-0 su ogni drop 2, quindi 3 rocai, e ci inseriamo nella 15 successiva. Così. Altre 3 11 e ci inseriamo nella 11 successiva. Altre 11, 1, 2, 3 e ci inseriamo nella 11 successiva. Ancora 3, 1, 2 e 3 e ci inseriamo nella 8. 1, 2 e 3 e ci inseriamo nella 8. 1, 2, 3 e ci inseriamo nell'altra 8. 1, 2, 3 e ci inseriamo nell'altra 8. Ecco qua. Adesso passiamo senza aggiungere nulla nella drop. Nelle due drop 2 ed usciamo dalla 8 0 e ricominciamo 3 11 3 11 3 11 3 11 3 11 in ogni spazio. Allora, aggiunte tutte quante le triplette, ci ritroviamo ad uscire dalla 15. Qui cosa facciamo? Aggiungiamo 3 rocai 11, 1 2 e 3 e ci inseriamo nel bicono. Ecco qua. Piccole aggiustate, poi aggiungiamo altre 3 11 e ci inseriamo nella 15. Ok, adesso c'è un ultimo passaggio da fare. Prima di tutto dobbiamo ripassare all'interno di tutte le triplette senza passare dalla perlina di base, per cui se utilizzate un filo di nylon ancora meglio perché è trasparente, per cui non c'è nessun problema. Quindi ripassate all'interno di tutte le triplette e arriviamo a questa perlina qua prima del bicono, perché poi dovremo andare ad aggiungere a fare questa puntina qua. Allora ragazzi, una volta fuoriusciti dalla perlina prima del bicono, aggiungiamo sul lago 5 rocai 11 0 5 e ci inseriamo nella rocai che si trova subito dopo il bicono. Ecco qua, e si viene a formare la nostra puntina. A questo punto il nostro modulino è pronto. Potete realizzare la solina magari partendo da una rocaille di punta delle triplette inserite, fare una solina con delle 15-0. Io personalmente ho aggiunto un anellino alla 8-0 qui. Però come preferite, non è. E potete fare quello che volete, potete attaccarlo anche qui oppure più di là, cioè come volete, non è, è
una vostra decisione questa. E niente, ragazze, allora io sono felice di aver condiviso con voi questo piccolo progettino molto semplice, ripeto, niente di originale, ho soltanto cambiato la perlina, però il progetto originale è quello di Chiara Gandini con le Super Duo. Però volevo giusto proporvelo per darvi un'idea, quindi nell'utilizzare perline diverse a doppio foro ed effettuare un cuore, perché io penso sia possibile con tutte le perline a doppio foro realizzare un cuoricino. E niente ragazze, allora spero di essere stata chiara in tutti i passaggi, anche se l'inquadratura non è delle migliori, perché qua in cucina ho una luce che è veramente pessima. E niente ragazze, ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!